Ed eccoci qui dall'Impodcast, il penultimo giorno di gara è andato in archivio a Pechino 2022 e quindi ormai tempo di bilanci per la spedizione italiana in questa edizione dei giochi invernali. Siamo a quota 17 medaglie e abbiamo ancora la possibilità di conquistarne un altro, un'eventuale 18ª, nella prova del team event di sci alpino, il parallelo a squadre che si svolgerà nella notte a partire dalle 2. Avrebbe dovuto svolgersi già quest'oggi, ma purtroppo a causa del vento fortissimo e delle avverse condizioni meteo, questa gara non si è potuta assolutamente disputare. Quindi il quartetto azzurro, che è composto, ricordiamo, da Dalì Prandini, Vinazzer, Brignone e Bassino, ci riproverà questa notte. Tante le avversarie, tantissimi quartetti di valore nelle varie squadre. E quindi non sarà affatto facile. Noi ci auguriamo che questa squadra, che è molto competitiva, possa portarci un'altra medaglia e sarebbe bellissimo poter concludere con la medaglia del metallo più pregiato e eguagliare così i 3 ori vinti a Pyeongchang. Ma veniamo alla spedizione azzurra in generale. 17 medaglie o 18 medaglie è comunque in termini di podi un successo questa edizione di Pechino. Perché basti pensare che a parte Lillehammer 1994, in cui ne abbiamo vinte 20, la nostra edizione storica per eccellenza con i 7 ori peraltro, non si erano mai vinte più di 14 medaglie in un'Olimpiade invernale e dovevamo risalire ad Albertville 1992 appunto per trovarne 14. Quindi averla superata questa edizione in termini di medaglie di 3 o eventualmente 4 è sicuramente già una cosa molto importante. Non si riusciva ad arrivare a questa cifra da tanto tempo e quindi assolutamente da questo punto di vista non può che essere positivo il bilancio per quanto riguarda i podi conquistati. Abbiamo vinto in 8 sport diversi e non era affatto facile avere uno spettro d'azione così ampio. Se guardiamo il medagliere in questo momento delle Olimpiadi, possiamo vedere come l'Italia sia al 7º posto per medaglie vinte. Certo, se guardiamo la classifica con gli ori, siamo in questo momento al 13º, vincendo un oro nello sci alpino nel team event, scavalcheremo una posizione, scavalcheremo il Giappone e andremo al 12º posto, quindi comunque non possiamo entrare, non saremo al termine di questi giochi nella top 10 olimpica, ma comunque siamo tra le migliori nazioni al mondo per medaglie vinte. Quindi vuol dire che siamo stati competitivi, che siamo un paese competitivamente in salute dal punto di vista anche degli sport invernali, ed è un paese anche che ha un futuro, perché una delle cose belle di questa edizione è stata vedere dei ragazzi giovani. Ricordo sempre che la spedizione era composta per quasi la metà da esordienti olimpici e dei ragazzi giovani che si sono comportati benissimo, che hanno fatto esperienza che servirà tra 4 anni nelle Olimpiadi in casa a Milano Cortina, e in alcuni casi hanno anche sfiorato la medaglia. Pensiamo ad esempio a De Romedis nello ski cross, questo ragazzo di 21 anni che con grandissima autorevolezza è andato a conquistare il 5º posto vincendo la small final, addirittura con un salto, con una spaccata alla Christian Ghedina sul salto finale. Ha lottato contro i più forti di questa specialità, sono tutti quanti più grandi, più esperti, più navigati di lui, e lui è stato in grado di tenergli testa, e la finale è mancata per pochissimo ed è la prima esperienza olimpica tra 4 anni. Assolutamente sarà un nome a tenere d'occhio. Abbiamo visto Donaggio nel freestyle, il suo 5º posto nel big air, davvero impensabile. Il miglior piazzamento, questo, siamo appunto a quello di De Romedis della storia del freestyle alle Olimpiadi per l'Italia. Il freestyle è uno sport in cui non abbiamo mai vinto medaglie, assieme al salto con gli sci e all'hockey ghiaccio. E qui abbiamo avuto i nostri migliori piazzamenti in questa disciplina. C'è stato anche il 5º posto di Lauzi nello slopestyle, dello snowboard, un'altra specialità difficilissima in cui davvero il livello è esageratamente alto. Quindi si sono viste delle cose importanti anche da questo punto di vista. Ci sono poi ragazzi giovani che hanno fatto anche medaglia, pensiamo a Pietro Siegel nello short track, con la staffetta, sia con quella maschile che con la staffetta mista. Insomma, abbiamo un futuro. Possiamo costruire bene questo quadriennio e possiamo raccogliere i frutti in quella che sarà l'Olimpiade di casa, l'Olimpiade di Milano Cortina 2026. E a tal proposito, domani ci sarà proprio il passaggio di consegne nella cerimonia di chiusura. Ci sarà un momento dedicato interamente al passaggio di consegne e quindi alla presentazione
di Milano Cortina. E siamo tutti molto contenti che l'Olimpiade finalmente possa tornare in Italia, in questo caso l'Olimpiade invernale, 20 anni dopo l'Olimpiade di Torino 2006. Ci auguriamo che in futuro possa finalmente tornare anche l'Olimpiade estiva, che manca da troppo tempo, soltanto una volta, Roma 60. Sono passati ormai 62 anni da quella edizione e ci auguriamo davvero di cuore che nel futuro si possa finalmente tornare anche a vedere un'Olimpiade estiva in Italia. Quali sono stati i protagonisti di questa Olimpiade per l'Italia? Bene, partiamo anzitutto da Arianna Fontana. Da Torino 2006 fino a oggi 11 medaglie olimpiche conquistate, nessuno come lei nella storia delle Olimpiadi invernali per l'Italia, superata anche Stefania Belmondo che era a quota 10. Noi ci auguriamo che lei possa chiudere la sua carriera a Milano Cortina 2026. Non sarà facile andare avanti, ci sono state anche un po' di polemiche tra lei e la Federazione degli Sport del Ghiaccio. Personalmente mi auguro che tutto possa risolversi nel migliore dei modi, perché Arianna è comunque un patrimonio non soltanto dello sport invernale ma di tutto lo sport italiano, e quindi sarebbe davvero bello che lei potesse chiudere la carriera come l'ha aperta, con l'Olimpiade in casa, e richiuderla con un'altra Olimpiade in casa. E l'auguriamo di tutto cuore. Qui, ancora una volta, ha difeso il titolo dei 500 metri dello short track, ha vinto l'argento con la staffetta mista, ha vinto un altro argento nei 1500 metri, insomma, che cosa dire, un'altra Olimpiade assolutamente fenomenale per lei. Poi i ragazzi del curling che hanno fatto impazzire tutta l'Italia, Stefania Costantini e Amos Mosanes, sono diventati famosissimi, hanno riacceso la passione per il curling che era scoppiata un po' con Torino 2006. È stata una delle storie più belle di questa Olimpiade, davvero una favola. Nessuno poteva immaginare in queste Olimpiadi che loro avrebbero potuto vincere una medaglia, addirittura loro, e lo hanno fatto con 11 vittorie su 11 nel torneo. È stata l'immagine davvero forse più bella di questa Olimpiade per l'Italia, il sorriso di Stefania Costantini, l'abbraccio con il suo compagno di squadra, è davvero un'immagine pulita di due ragazzi normali che tutto potevano aspettare tranne che davvero avere quest'onda di popolarità così importante. Abbiamo visto il ritorno a casa di Stefania Costantini accolta da tantissime persone, lei che si vedeva spaesata, non sapeva neanche cosa stava accadendo perché non era assolutamente abituata. Insomma, è stato veramente bello, un paese con neanche 400 praticanti che ha vinto in questo sport, in cui hanno dovuto affrontare nazioni che hanno anche come il Canada 2 milioni di praticanti, quindi un'impresa assolutamente gigantesca e bellissima in questo sport. Poi Francesca Della Brigida, che anche oggi è andata a medaglia, ha vinto il bronzo nella massa start, lei voleva l'oro, l'oro non è arrivato, ha perso la possibilità di vincerlo, ha vinto l'olandese Schouten, una grande protagonista del pattinaggio di Pechino 2022. È comunque una medaglia comunque importante, 4 anni fa non riuscì a conquistarla e ci rimase molto molto male. Qui ce l'ha fatta, ne ha prese 2, questo bronzo nella massa start e l'argento a inizio Olimpiade nei 3000 metri. Quindi per questa ragazza che dalla provincia di Roma, non potendo partecipare ai giochi perché il pattinaggio a rotelle non fa parte del programma olimpico e speriamo che possa entrarci prima o poi, ha dovuto reinventarsi sul ghiaccio per inseguire il sogno olimpico e l'ha fatto. Un'altra storia assolutamente molto bella, quella di Francesca Lollobrigida. E poi ovviamente Federico Pellegrino, che ha tenuto in piedi la spedizione dello sci di fondo da solo, vincendo l'argento nella sprint maschile a tecnica libera, come 4 anni fa a Pyeongchang, ed è stato l'unico raggio di sole in una spedizione del fondo che purtroppo, qui veniamo alle note negative, ha fatto vedere di stare veramente abbastanza male. Ci auguriamo che in questi 4 anni, in questo quadriennio, sfruttando l'Olimpiade casalinga, si possa avere qualcosa in più anche per questo sport che tanto ci ha dato in passato e che davvero è in sofferenza in questo momento di risultati, questo non possiamo assolutamente negarlo. Poi lo snowboard, con la nostra portabandiera Michela Moglioli, che nella gara individuale non è riuscita a passare alle semifinali, è stata una grande delusione per lei, ma si è subito riscattata col grande carattere che ha lei, appunto, nella prova a squadre assieme a Omar Visintin, vincendo l'argento, battuti solamente da una grandissima Jacobellis, che è un'altra storia di questa Olimpiade, perché lei
aveva perso l'oro a Torino 2006 quando era straprima, sull'ultimo salto per concedersi una fotografia sostanzialmente con i fotografi, è andata a commettere un'ingenuità assurda e è caduta e si è fatta superare e ha inseguito questa medaglia fino al 2022, non era mai riuscita a conquistarla e alla fine, proprio nelle Olimpiadi in cui magari la si attendeva di meno, ne ha vinte ben due d'oro. Anche questa è una di quelle storie olimpiche che, come sempre, poi ogni nazione ci regala. Omar Visentin, anche comunque alla terza Olimpiade, finalmente ha preso la medaglia, ne ha prese due, ha preso il bronzo nella prova individuale e l'argento appunto assieme a Michela Maioli. E se parliamo di argenti, non possiamo non citare Sofia Goggia. Sofia Goggia che ha tenuto tutti quanti con il fiato sospeso dopo l'infortunio, la sua caduta a Cortina del Supergigante a soli 23 giorni dalla gara di discesa libera e con una forza di volontà, con una grinta, si è rimessa sotto per cercare di esserci. E non solo c'è stata, ma addirittura ha vinto l'argento per pochi centesimi, battuta dalla Svizzera Corinne Sutter, e avrebbe addirittura potuto vincere la medaglia d'oro, sarebbe stato clamoroso. E sul podio assieme a lei la giovane Nadia De Lago, un'altra bella storia. Mai un podio in carriera in Coppa del Mondo, il podio arriva nella gara più importante della vita alle Olimpiadi. Una gioia assolutamente immensa, per una delle gare più belle in assoluto per l'Italia di tutte queste Olimpiadi. E ricordiamo sempre le parole di Sofia Goggia nell'intervista prima della discesa libera, quando ha detto: le Olimpiadi sono il posto dove si realizzano i sogni dei bambini. Ecco, è una frase che personalmente mi è piaciuta moltissimo e che credo davvero rispecchi la realtà per tutti noi che amiamo i cinque cerchi. Sempre a proposito di sci, in ambito femminile, Federica Brignone, bravissima anche lei, anche se loro due, c'è questa rivalità che va avanti, si è messa in mezzo anche la mamma della Brignone, ma noi le tifiamo entrambe e siamo contenti per i successi di entrambe. Federica Brignone, argento nel gigante, un bellissimo argento, migliore di una posizione rispetto a 4 anni fa, dove fu bronzo in questa gara, battuta solamente da una Sarah Hector assolutamente superiore, e poi il bronzo anche nella combinata, quindi due medaglie. E chissà che non possa arrivare anche una terza medaglia, perché sappiamo che c'è sempre questo team event, il momento in cui registriamo l'Olim Podcast, il giorno prima della chiusura dei giochi, c'è comunque il team event che si deve ancora disputare. E chissà, in ogni caso, Federica, assolutamente bilancio super positivo per questa Olimpiade. L'unico neo, il super gigante, in cui si poteva aspettare un po' di più, ma purtroppo il tracciato, evidentemente, non è adatto alle sue caratteristiche, quindi non ha potuto esprimersi al meglio delle sue chance. E poi ancora Dominik Fischnaller, che finalmente conquista la medaglia, quindi dopo i successi di Zöggler, l'Italia dello slittino ritorna sul podio, lo fa con Dominik Fischnaller. E torniamo sul podio anche nel pattinaggio di velocità al maschile con Davide Ghiotto, che fa come Tumolero e vince il bronzo nei 10.000 metri. E poi la prima medaglia individuale alle Olimpiadi di Dorothea Wiler, quindi sicuramente un fatto importante visto che non c'era mai riuscita, c'era riuscita solamente con la staffetta. Ha vinto questo bronzo nella sprint, era molto attesa soprattutto nella massa start, purtroppo non ce l'ha fatta, è stata fuori gara da subito. Certo, le condizioni erano difficili per tutte, tra freddo, vento, condizioni della neve. Non sono state gare facili per le biatlete, però questo vale per tutte, non possiamo appellarci a questo, possiamo semplicemente dire che Dorothea Wiler non è stata migliore delle sue avversarie in quelle occasioni in cui l'aspettavamo e purtroppo questo può capitare. Vedremo se continuerà da qui ad altri 4 anni, perché potrà avere la chance di giocarsi Olimpiadi in casa, di chiudere la carriera in casa. Ma insomma, decisione che dovrà prendere lei e avrà tempo per farlo, e per cui noi attendiamo le sue decisioni. Vedremo anche se sceglierà magari di fare uno stop e poi tornare, insomma, questo dipende da lei. Per quanto riguarda gli altri di questo sport, insomma, non abbiamo grandi chance dei maschi, anche se alla fine con Lucas Sofer prima dell'inseguimento e quarto posto, e con Dominic Vindice quinto posto nella massa start, abbiamo addirittura sfiorato il podio. Lisa Vittozzi male, non riesce a trovarsi al poligono, a parte nella staffetta mista, e speriamo che lei si possa recuperare da questo punto di vista e speriamo soprattutto che i giovani possano crescere e fare esperienza ulteriore
presentarsi anche loro tra 4 anni con un bagaglio assolutamente importante per essere al meglio nelle prove olimpiche in casa. Tra le delusioni di queste Olimpiadi non posso non citare lo sci alpino maschile. C'erano 7 atleti italiani in gara e purtroppo nelle prove individuali le cose non sono andate bene. Discesa libera, super gigante, senza medaglie. Aspettavamo Dominic Paris molto nella discesa, soprattutto nel gigante non era facile per De Librandini. Comunque sia, dopo una buona prima manche è saltato nella seconda quasi subito. Nello slalom c'erano attese su Vinazzer e Razzoli. E purtroppo non ce l'hanno fatta anche loro. Lo sci alpino al maschile non vince medaglie d'oro in questo caso. Ma ecco, a proposito di medaglie d'oro, manca una medaglia d'oro italiana a un atleta maschio nelle Olimpiadi invernali da Razzoli 2010 in Vancouver quando vinse lo slalom. Ecco, su questo bisognerebbe un po' riflettere. Alla fine delle Olimpiadi invernali le donne, per fortuna che ci sono loro, portano sempre avanti, per quanto riguarda specialmente le medaglie d'oro, il nostro medagliere. Quindi un applauso a tutte le donne, le magnifiche donne azzurre degli sport invernali. E per quanto riguarda appunto il medagliere, abbiamo già parlato molto spesso nei commenti. Tendo a leggere situazioni in cui si dice che questa Olimpiade è stato un fallimento, l'Italia è andata male. Si parla di magia finita. Ecco, allora, il punto è questo: è molto facile fare degli articoli, specialmente sui soliti pseudo siti sportivi di cui tanto parlavamo a Tokyo, in cui il sensazionalismo di dire fallimento, flop, usare termini come se poi loro fossero dei grandissimi, innanzitutto non esperti di sport, ma poi dei grandissimi sportivi in grado anche di gareggiare magari a livello, quindi di poter criticare chi non porta a casa medaglie. Portare a casa medaglie è un'impresa difficilissima nelle Olimpiadi. Le medaglie, come dico sempre, non crescono sugli alberi. Non è facile andarle a conquistare. Non si può disprezzare ogni volta una medaglia perché non è una medaglia d'oro. Questo malcostume italiano di dover sempre giudicare soltanto dagli ori il rendimento delle Olimpiadi è, a mio avviso, sbagliato. Possiamo parlare di fallimenti in alcuni sport? Sì, ho appena detto lo sci alpino maschile, ho appena detto lo sci di fondo escluso Pellegrino. Certo, ci sono prestazioni negative, ci sono situazioni di sport in cui non riesci a vedere una luce in un'Olimpiade. Certo, ma parlare di fallimento con 17 medaglie barra 18, se dovesse arrivare anche la 18ª, è oggettivamente pura follia. Noi non siamo mai stati un paese di tradizione forte sugli sport invernali. Abbiamo avuto alcuni sport in cui abbiamo una buona tradizione. In alcuni l'abbiamo creata, in altri la stiamo perdendo, ma comunque non siamo mai stati un paese che ha vinto così tante medaglie, se appunto escludiamo Lillehammer 1994. Quindi avere il secondo miglior bottino di sempre ai giochi invernali per medaglie a me sembra francamente un successo. Certo, ci fosse stato il terzo oro, ma incrociamo sempre dita per domani. Il terzo oro o il quarto oro sarebbe stato sicuramente più soddisfacente, ma non possiamo parlare assolutamente in ogni caso di fallimento. Vincere in 8 sport, presentare, come si diceva prima, giovani interessanti. Non ho citato ad esempio Daniel Grass nel pattinaggio di figura, che ha fatto un programma libero bellissimo, rimontando le posizioni, e anche lui tra 4 anni sarà molto atteso. Quindi voglio dire, stiamo parlando di una spedizione che assolutamente non può che essere considerata positiva, questo senza se e senza ma. Nell'Olimpodcast di presentazione a questa edizione avevo detto proprio che le prospettive italiane per queste Olimpiadi oscillavano tra i 2 ori e il massimo di 5 eventuali ori, con la possibilità di conquistare tra le 10 e le 14 medaglie. Ecco, siamo andati oltre per le medaglie, sul campo degli oro siamo rimasti in quel range, perché 2 ce li abbiamo, potrebbe arrivare, speriamo, un terzo, ma comunque, ecco, se avessimo avuto un po' di fortuna in più
ne sarebbe potuto arrivare anche un altro o un altro paio, perché no? Ma insomma, alla fine, sostanzialmente, ecco, pensiamo ad esempio a Sofia Goggia nel Super Gigante. Era un Super Gigante perfetto per le sue caratteristiche. Se non avesse avuto l'infortunio, avesse gareggiato, certo, con i secchi in mano non si fa la storia, ma è molto probabile che Sofia Goggia avrebbe vinto l'oro nel Super Gigante. E forse anche senza comunque il difficile recupero dell'infortunio, anche quello della discesa. Per cui nelle Olimpiadi il confine, come dico sempre, tra un oro e un argento e persino un quarto posto è spesso fatto di dettagli, di situazioni. Quindi quando vedo disprezzare le medaglie, provo davvero una sofferenza, sinceramente. E poi, sempre tra i commenti, leggevo dei commenti che mi chiedevano, per quale motivo l'Italia, che ha più strutture, più montagne dei Paesi Bassi, non vince come i Paesi Bassi. Ma ragazzi, ma i Paesi Bassi non presentano nessun atleta nello sci alpino, non hanno nessun atleta nello sci di fondo, non hanno atleti nel biathlon. I Paesi Bassi, gareggiano, e così hanno fatto anche le Olimpiadi estive, sfruttano la loro grande cultura sportiva per vincere in quegli sport in cui hanno tradizione. In questo caso il medagliere di Pechino 22 dell'Olanda è fatto tutto quanto dal pattinaggio e velocità, dallo short track, sostanzialmente da questi due sport. Quindi loro sfruttano la loro cultura, la cultura che sin da piccoli li vede d'inverno pattinare sul ghiaccio, nei canali. Sfruttano quello, sfruttano il fatto che sono sport nazionali. Noi non abbiamo questa cultura. Gli sport invernali sono difficili da praticare. Se pensiamo che in queste Olimpiadi c'erano 91 nazioni in gara, 91, ma di queste 91, meno di 30 hanno conquistato medaglie nel medagliere. Quindi, questo per farvi capire quanto è difficile poter competere in certi sport. Ci sono poi sport nei quali, faccio l'esempio dello slittino: sono pochissime le nazioni che partecipano, e quelle poche nazioni che hanno un grande strapotere, tipo la Germania, che ha costruito un medagliere tra slittino, soprattutto altri successi nel bob. Sono sport in cui è difficilissimo poter competere, e quindi una nazione ha la possibilità di conquistare tante medaglie quando ha una grande tradizione e un grande potere. Noi italiani, ad esempio, facciamo molta fatica, ecco, a proposito di sport che sono in difficoltà. Nel bob abbiamo avuto una grandissima tradizione, abbiamo avuto Eugenio Monti, abbiamo avuto comunque, anche se saliamo al Nagano 98, l'oro con Huber e Tartaglia. Non riusciamo più ad esprimere un bob da più di 20 anni ormai all'altezza di competere con i migliori. Quindi ci sono sport settori in cui siamo in crisi, ma la speranza è proprio quella che con Milano Cortina, quindi con nuove piste, nuovi investimenti, riusciremo a fare di meglio e a migliorare anche in questi sport. A proposito, sempre di giovani, per allacciarmi al discorso di prima, volevo citare anche Valentina Margaglio dello Skeleton, che è lo sport in cui abbiamo vinto la prima medaglia olimpica della storia italiana. Fu un oro nel 48 a St. Moritz con Nino Bibbia. Ecco, Valentina Margaglio, la sua prima esperienza olimpica, ha fatto una bella rimonta nelle due manche conclusive, dimostrando che quello che noi pensavamo prima dei giochi è che comunque una ragazza che sicuramente farà tesoro di questa esperienza. E l'attendiamo tutti quanti con grandissima, davvero con grandissima attenzione a Milano Cortina, perché dopo quello che ha fatto quest'anno in Coppa del Mondo, con i podi che ha conquistato, qui ha fatto esperienza e adesso la può far fruttare nei prossimi 4 anni, continuando a costruirsi, continuando a crescere. E questo per dire che quando comunque c'è del talento, riusciamo ad esprimerci anche in sport in cui nessuno poteva immaginare di andare a medaglie. Facevo un riferimento anche prima al discorso dello scricrosso, del freestyle. Quindi il futuro è positivo. Dobbiamo sperare che gli investimenti per Milano Cortina possano portare più giovani alla pratica degli sport invernali, ma non è un discorso facile, perché purtroppo sono sport che presuppongono di avere le condizioni per praticarle. Un ragazzo che nasce, ecco, pensiamo ad esempio a Francesca Lollobrigida, lei è di Frascati, in provincia di Roma. Non è facile praticare sport del ghiaccio, però con la caparbietà, lei che veniva dalle rotelle, si è reinventata pattinatrice sul ghiaccio, ha fatto tantissimi sacrifici per trasferirsi, per imparare questa nuova disciplina. Purtroppo non è facile. Se sei in Italia, certi sport puoi farli soltanto in alcune zone d'Italia.
e anzi in alcuni casi neanche puoi farli in Italia, devi andare anche fuori, mi riferisco ad esempio allo Slittino, perché c'è la mancanza di piste, quindi speriamo che Cortina possa riuscire a colmare questo problema, ma in generale lo sport invernale non è facile da praticare, perché presuppone appunto determinate caratteristiche, quindi non è una questione di investimenti, non è una questione di politica, è una questione proprio di territorio. Si può lavorare sicuramente nel rendere più efficienti i centri sportivi, si può provare ad allargare, ecco, questo sì, qualche sport, magari del ghiaccio in alte realtà, con dei palazzetti, con dei tecnici, questo si può fare, ma è chiaro che non possiamo pretendere che una persona che nasce nel centro o nel sud Italia possa non trasferirsi in una località di montagna per praticare gli sport invernali. Quindi purtroppo ci sono degli ostacoli che sono difficili da superare, non è una questione politica. E niente, ragazzi, quindi per questo momento io mi fermo qui per non essere troppo lungo. Spero che questa discussione vi abbia interessato. Domani chiudiamo l'Olimpiade e faremo una chiusura anche noi su Olim Podcast. Io voglio ringraziare tutti quanti quelli che hanno ascoltato e che sono arrivati fino a questo punto, soprattutto perché mi rendo conto che abbiamo avuto un po' lungo. E auguriamoci che vadano bene le cose questa notte con il team event di sci alpino, ma in ogni caso siamo stati comunque protagonisti di una Olimpiade assolutamente super positiva. E poi domani andremo a vedere chi è stata la nazione più importante di questi giochi, ovviamente. La Norvegia, che ha stravinto il medagliere, possiamo già annunciarlo, con il record di ori in una singola Olimpiade. Ma andremo a vedere un po' tutte le nazioni, andremo a vedere il medagliere finale, vedremo chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio in rispetto anche alle scorse edizioni. Per il momento è tutto, vi auguro una ultima giornata olimpica di Pechino 22 piacevole e speriamo con una bella soddisfazione. Alla prossima!